Coraggio, il meglio è passato, direbbe il pessimista Ennio Flaiano, l'intellettuale che riuscì a tradurre lo scontento in ironia. Ma per i premi internazionali Flaiano il meglio è in realtà una consuetudine. Grande partecipazione di pubblico e notevole successo per gli eventi di avvicinamento alla 50ª edizione dei premi, quest'anno dedicati al compianto fondatore Edoardo Tiboni. La soddisfazione nelle parole della presidente Carla Tiboni, che presenta anche i prossimi appuntamenti. La 50ª edizione dei premi internazionali Flaiano si sta avvicinando sempre di più alle serate finali. Nel frattempo mi piace fare un bilancio di quello che fino ad oggi è capitato e è avvenuto. Avevamo detto 50 eventi per il 50esimo, così è stato, un bilancio molto positivo, una grossa partecipazione per gli eventi che sono stati contraddistinti ovviamente dalla gratuità. Un grande successo il Flaiano in sala con 2800 presenze, ed è un obiettivo che ci eravamo prefissi, quello di riportare le persone nella sala cinematografica, e così è stato. Un altro grande successo è stato il Festival del Cortometraggio, oltre 2000 corti provenienti da tutto il mondo hanno partecipato alla 24ª edizione del Festival. E adesso ci aspettano l'edizione del premio di narrativa di italianistica. Il 26 giugno ci trasferiamo qui al D'Annunzio, inizierà il Flaiano Film Festival con Elio Germano, che verrà premiato e inaugurerà i 6 giorni di cinema con ingresso gratuito. Ci tengo sempre a ribadirlo. Poi arriviamo alla serata del 2 luglio, cinema, teatro, televisione e giornalismo, con i vincitori di cui conoscete i nominativi. Si preannuncia una serata molto, molto bella, molto importante, soprattutto una serata dedicata alla storia, alla memoria, alla cultura, ma vorremmo che fosse anche una serata di festa per festeggiare questi 50 anni, un numero importantissimo di un premio che non si è mai fermato ed è sempre riuscito a superare le difficoltà nonostante tutto e nonostante tutti. E come ogni anno, Rete 8 seguirà in diretta le cerimonie di premiazione, iniziando da questa sera alle 20 dall'Aurum di Pescara, con la serata dedicata alla narrativa ed italianistica.